serviva solo per telefonare. E la cosa più strana era che non si poteva portare in giro. Era lì fisso, non si poteva spostare. In televisione si vedevano film come... O anche questa. Incontrandosi e calzava la moda del paninaro, ma soprattutto se venivi invitato a un matrimonio nel menù non potevano mancare cocktail di gamberi e farfallette a salmone. Oggi, un po' per nostalgia degli anni 80 e un po' perché sono buoni, farò queste due ricette: cocktail di gamberi e farfallette a salmone. Inizio a accendere il fuoco per la pasta. Faccio rosolare la cipolla con l'olio, aggiungo un pizzico di sale, taglio a pezzettini il salmone. Aggiungo il vino, un po' di sale, aggiungo il salmone, aggiungo la panna, aggiungo il sale e butto le farfallette. Il condimento lo spengo. Nel frattempo che si cuoce la pasta, pulisco i gamberi. La pasta è al dente, la spengo e la scolo. E la faccio finire di cuocere col salmone. Faccio bollire un po' di acqua per spollettare i gamberi. Preparo la salsa rosa con maionese e ketchup. Voi potete mettere anche il cognac.
Inizia a mettere un po' di lattuga. Di nuovo la lattuga, un po' di salsa rosa, pecoretti, troppo poco di lattuga, troppo di salsa rosa. E poi metto due gamberetti sopra, metto una fettina di limone, aggiungo un po' di uova di pompo, oggi mi tocca il doppio assaggio, inizio col cocktail. Buonissimi. E adesso la pasta. Buonissima. Se la ricetta vi è piaciuta iscrivetevi al canale e cliccate la campanella. Ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao, baci baci!